Buongiorno a tutti, oggi abbiamo ospite Deborah De Angelis, una collega avvocato che si occupa da un sacco di tempo di diritto d'autore, diritto delle nuove tecnologie. Molte delle sue competenze si incrociano con le mie, infatti ci siamo negli anni trovati attorno a vari tavoli virtuali perché alla fine siamo geograficamente lontani. Lei è romana di origine, io sono lombardo, lodigiano, milanese, però l'ultima occasione di incrocio è stato che da qualche anno a questa parte Deborah ha preso in mano il chapter italiano di Creative Commons. Giusto per fare un cappello, Creative Commons non è un'associazione, nel senso che non esiste un ente italiano a cui ci si iscrive, ma è un ente che ha base in California. Io ho avuto il piacere di stare da loro per qualche mese durante il dottorato. All'epoca era San Francisco, poi si sono spostati un po' più a sud, qualche chilometro più a sud in Silicon Valley. E poi ci sono dei chapter, cioè ci sono dei gruppi di lavoro che nei vari paesi si occupano della, diciamo, divulgazione e anche all'epoca c'era il lavoro della localizzazione delle cosiddette licenze, no? Il porting delle licenze. Adesso questo lavoro è passato un po' in secondo piano, invece diventa più centrale il lavoro sulla divulgazione e l'informazione, ma anche quello su la sensibilizzazione, le campagne di sensibilizzazione, di informazione e anche un po' di pressione, diciamo, su chi deve fare poi le leggi, su chi deve modificare le regole del diritto d'autore, no? E Creative Commons di recente, in queste settimane, ha proprio lanciato insieme ad altre istituzioni, associazioni no profit, impegnate nel campo del diritto d'autore, della libera condivisione della conoscenza, in senso più ampio, un appello di cui adesso ci parlerà proprio Deborah. Intanto grazie per essere qui con me sui miei canali. Grazie, grazie a te Simone dell'invito, è sempre un piacere poter condividere le nostre esperienze, ormai lo facciamo da talmente tanti anni e con piacere ho ovviamente ricevuto il tuo ingresso come componente del nuovo capitolo italiano Sì, di è un Creative pezzo di storia, nel senso che prima, perché alcuni magari si Commons. ricordano, prima si ricordano Creative Commons come qualcosa che ruotava attorno al Politecnico di Torino, no? Perché in effetti aveva il chapter era basato al centro Nexa, che era un centro diciamo, a cui collaboravano Politecnico di Torino e Università di Torino. Poi da qualche anno, adesso ce lo racconti tu, si è spostato invece a Firenze come riferimento diciamo, accademico, Istituzionale. se vogliamo dire. Se vuoi raccontarci brevemente appunto questo passaggio da Diciamo che quando. il nostro incontro con Creative Commons è abbastanza risalente. Io ricordo di aver preso contatti con allora un gruppo di studio giuridico delle licenze Creative Commons, era il 2004, che aveva già iniziato a lavorare da qualche anno appunto sul processo di localizzazione delle sei licenze di diritto d'autore condivise da Creative Commons e il gruppo di lavoro giuridico faceva capo al Politecnico di Torino con il professor Juan Carlos De Martin e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino con il professor Marco Ricolfi. All'epoca non esisteva neanche ancora Nexa, che è stata poi E già è costituita vero. qualche anno dopo, dove appunto sono attualmente co-direttori entrambi, il professor De Marti e il professor Ricolfi, i quali hanno continuato a gestire il progetto di Creative Commons sino ad aprile del 2018, quando appunto Creative Commons International ha deciso di ricostituire un nuovo cosiddetto global network e stabilire delle nuove regole anche per le affiliazioni locali dei vari stati del mondo che avevano comunque aderito e supportato negli anni il progetto. Questa, diciamo, riformulazione ha consentito a Nexa di decidere di non continuare dopo 15 anni comunque di grande supporto alle licenze e di questo gruppo di studio facevamo parte entrambi all'epoca e credo proprio che ci siamo conosciuti noi a Torino in occasione di uno di Sì, questi ogni anno mi circolari. ricordo a dicembre c'era, diciamo, l'evento in cui come dire, si incontrava un po' la community, si rendeva conto di quello che si era fatto durante l'anno e poi c'era, mi ricordo, dell'epoca pre-social. Una mailing list molto, molto fitta di contributi, da cui io penso di aver imparato buona parte delle cose, no? Cioè,
era un luogo di apprendimento perché c'erano grandi esperti che si passavano informazioni, commentavano testi di legge, licenze. Io davvero all'epoca avevo 24, 25, 26 anni, ho imparato tantissimo da quella mailing list. Adesso poi si è spostato tutto un po' sui social, no? Il dibattito. Cioè, la mailing list esistono ancora tecnicamente, anche quella di Nexa vedo che è abbastanza anche, ancora attiva, però insomma. E quindi da un po' di anni, dal 2018, ormai Dal sono 3 anni, 2018, insomma. poi a dicembre del 2018 è stato costituito formalmente il nuovo chapter italiano, perché prima non venivano definiti chapter, erano dei gruppi di studio, quelli di localizzazione, e abbiamo costituito il chapter italiano e il membro istituzionale è appunto l'istituto IGSG del CNR, del Centro Nazionale di Ricerca, che ha sede a Firenze. Il gruppo operativo è un po' sparso in tutta Italia, ci siamo io e Laura Senigallia a Roma, tu sei a Lodi, c'è Claudio Artusio, che anche lui è parte appunto del gruppo Nexa e diciamo, vecchia compagine anche, no? Del gruppo giuridico di lavoro di Creative Commons, che è ancora diciamo con noi, e poi altri diciamo, componenti che hanno pian piano arricchito il lavoro del gruppo. E ultimamente è stato anche costituito all'interno, diciamo, in seno del capitolo, un sottogruppo di lavoro dedicato al GLAM, all'Open GLAM, e quindi appunto all'applicazione dei principi dell'open access alla cultura e quindi al patrimonio culturale. E con il gruppo Open GLAM, di cui appunto faccio parte io, Laura Sedigaglia e Mirko Modulo e Andrea Brugnoli, abbiamo pensato di proporre un'attività che avesse il duplice scopo, quello innanzitutto di creare una rete tra i vari capitoli europei che si erano ricostituiti nel frattempo di Creative Commons, ma anche tendendo comunque un collegamento con tutte quelle associazioni che si muovono all'interno degli istituti di tutela dei beni culturali ed altre associazioni come per esempio Wikimedia di appunto promozione culturale, le quali hanno aderito all'iniziativa di Creative Commons come appunto sottoscrittori di questo appello comune che abbiamo voluto indirizzare ai governi degli stati membri, nonché anche agli istituti di tutela dei beni culturali europei, affinché si potesse in qualche modo offrire una sensibilizzazione al recepimento di questo articolo specifico della nuova direttiva 790-2019 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, che è di diciamo prossima, imminente ricezione da parte degli stati membri, anche perché sappiamo che il Allora, termine scade all'inizio di giugno per prossimo. il mio pubblico che magari non è strettamente giuridico di forma mentis e di preparazione, faccio giusto un tutorial, no? Per capire qual è il problema, no? Cosa c'entra il diritto d'autore con beni culturali che risalgono magari al nostro glorioso Rinascimento o addirittura all'epoca romana? Nulla, perché in realtà, che ne so, il buon Michelangelo, lui stesso il diritto d'autore sulle sue opere non l'ha mai avuto perché all'epoca non c'era una forma di tutela simile al nostro diritto d'autore moderno, però paradossalmente, se vogliamo utilizzare alcune opere del nostro patrimonio artistico-culturale classificate come beni culturali, scatta comunque una sorta di diritto di riproduzione che va versato. Questo detto molto molto semplificato e molto volgarmente, però fa capire qual è il problema. Cioè, siamo riusciti attraverso una norma che sta nel codice codice dei beni culturali, gli articoli 107 e 108, che in realtà erano nati per fare altro, per tutelare le opere dagli utilizzi che comportavano il contatto con le opere, quindi il loro effettivo rischio di essere degradate, rovinate.
è stato portato anche alle riproduzioni digitali, per cui una foto del classico, classicone, l'esempio del Davide di Michelangelo, oppure del Teatro Massimo, oppure del Colosseo, no? Le classiche, i classici esempi che si fanno, ricade sotto questa sorta di diritto di riproduzione, per cui l'ente che ha in custodia il bene, quindi non è tanto il proprietario, non è tanto un discorso di proprietà intellettuale, perché non siamo nel campo del diritto d'autore, siamo più nel campo del diritto amministrativo, l'ente che ha l'incarico da parte dello Stato di custodire questo bene può anche decidere di applicare dei diritti di riproduzione, per cui chi vuole utilizzare l'immagine del Colosseo per fare la copertina di un libro o per fare una pubblicità di un profumo o di una nuova scarpa, deve chiedere il permesso e versare un canone all'ente, che ne so, ministero, soprintendenza, comune, bene ecclesiastico a seconda dei casi, e pagare. Quindi di fatto, anche se non è un diritto d'autore, si comporta quasi come un diritto d'autore. E quindi succede che appunto Creative Commons il 17 di marzo, gli articoli sono usciti, il primo è stato quello della Stampa, e leggono, dice, l'appello di Creative Commons: liberiamo dal copyright le opere dei beni pubblici. L'appello si pone l'obiettivo di favorire la libera circolazione delle immagini di opere e monumenti non più protetti dal diritto d'autore per favorire lo sviluppo della cultura e anche dell'economia, perché ovviamente si genera ovviamente tutto un lavoro, un indotto su questa, sulla riproduzione delle opere. Scusa, volevo ovviamente fare... l'appello sottolinea le opere che sono cadute in pubblico dominio, cioè ci sono beni culturali che sono ancora tutelati dal diritto d'autore, perché può succedere questo incrocio, cioè l'autore non è morto da più di 70 anni, quindi c'è ancora un diritto d'autore, no, non so, gli autori del Novecento, De Chirico, Guttuso, Ligabue, Picasso, Dalì, cioè sono tutte opere che sono ancora tutelate dal diritto d'autore, quindi dice la doppia tutela, sono beni culturali e sono tutelate dal diritto d'autore, quindi dobbiamo versare, diciamo, sostanzialmente due diritti, due canoni di riproduzione, uno al titolare dei diritti e l'altro all'ente che lo custodisce, però appunto rimane questo problema. E perché se ne parla adesso? Effettivamente adesso c'è, in questi giorni, in realtà avrebbe dovuto essere già passata la cosa, però avremmo dovuto avere il testo della legge di delegazione che recepisce la direttiva europea, cioè diciamo che dà il compito al governo di fare il decreto definitivo per poi recepire la direttiva europea che è già citato, che era un'ottima occasione per diciamo sistemare questo problema che sta emergendo da tempo e che molti fanno notare. Tu hai seguito anche un po' il dibattito parlamentare, no? Perché insomma, noi stiamo registrando questa nostra intervista il pomeriggio del 31 di marzo, ci aspettavamo che il 30 si fosse chiuso questo dibattito parlamentare, invece vorrei prima fare soltanto una precisazione. Prego. Su quanto hai introdotto prima della, diciamo, connessione tra diritto d'autore e tutela dei beni culturali, perché come sappiamo il diritto d'autore tutela come opere fotografiche anche le fotografie che hanno una, diciamo, veste di creatività e di originalità, ma alcuni ordinamenti giuridici come per esempio quello italiano e quello tedesco riconoscono un'altra forma di tutela alla semplice fotografia, che appunto attribuisce un cosiddetto diritto connesso al diritto d'autore al fotografo che, in base alla legge sul diritto d'autore, ad esempio, abbia effettuato delle fotografie anche non creative di opere delle arti figurative. Quello che infatti la norma, l'articolo 14, vuole escludere è che sulle riproduzioni, quindi qualsiasi atto, dice la norma, derivante da un atto di riproduzione di un'opera delle arti visive che è non più protetta e quindi caduta in pubblico dominio, la quale riproduzione non abbia un carattere creativo,
dovrà essere in pubblico dominio. Questo in qualche modo implicitamente esclude la possibilità di continuare a proteggere, quindi con un secondo strato di tutela, le riproduzioni fotografiche di opere cadute in pubblico dominio che non abbiano il carattere della creatività e che appunto siano definite, in base al nostro ordinamento giuridico, come semplici fotografie. Entriamo in un terreno che effettivamente per chi non è tecnico è scivoloso, perché quando io faccio lezioni su questo tema c'è subito lo studente sveglio che alza la mano e dice: professore, ma perché? Come faccio a distinguere quando una fotografia è creativa o non creativa? Lì adesso non possiamo spiegarlo, Abbiamo la giurisprudenza, non abbiamo la esatto, certo, giurisprudenza che giurisprudenza, insomma, invece detto molto molto. non è ovviamente ad un occhio non professionista semplice o comunque intuitivo riuscire a distinguere magari determinate fotografie da opere fotografiche. Io ho cercato a fare questo sforzo in qualche modo, mettendo di fronte delle foto artistiche di beni culturali con foto invece meramente riproduttive, tant'è che si dice che nell'economia della diciamo, riproduzione digitale potrebbero sicuramente essere escluse dalla creatività le riproduzioni 2D. E invece qualche sorta di creatività potrebbe in qualche modo essere rinvenuta nelle riproduzioni tridimensionali. Questo che vuol C'è dire? una norma così, mi sembra, nel regime, nel diritto americano esiste chiaramente una norma del genere che dice che la riproduzione bidimensionale non crea un diritto, cioè è una semplice riproduzione. Umano è una semplice riproduzione Esatto. tecnica. È un po' quello che si, diciamo, in qualche modo evince anche da quello che è il principio di originalità e creatività stabilito dalla Corte Europea di Giustizia, dove dice c'è creatività quando c'è spazio per una scelta libera creativa dell'autore. Quindi in Sì. qualche modo il fatto di aver adibito un set fotografico, aver studiato le luci, aver capito come posizionare gli oggetti, da quale parte doverli riprendere, implica tutta una serie di decisioni autonome e discrezionali da parte dell'autore che sicuramente possono essere evocati dall'immagine risultante dalla fotografia stessa. Poi giustamente, come dicevi tu, in alcuni stati europei, credo che siamo pochi rispetto a tutto il comparto degli stati membri, credo che oltre all'Italia possiamo annoverare sicuramente la Grecia, la Spagna e la Francia, dove c'è quest'ulteriore livello di protezione per i beni culturali. L'articolo 100 che giustamente citavi tu prima, sappiamo che nel tempo è stato maneggiato più volte. L'ultima ricordo quella del 2014, dove la possibilità di riproduzione e quindi di libera riproduzione senza dover chiedere un'autorizzazione e pagare un relativo compenso è stato in qualche modo riconosciuto per tutte le forme di uso personale o comunque uso didattico e scientifico, ma escluso l'uso commerciale. Quindi per l'uso commerciale ancora c'è necessità di fare questa richiesta. Quello che bene o male noi Giusto, scusami, riscontriamo. giusto precisarlo perché non vorrei che adesso andassero tutti in panico. Ah, caspita, allora non posso più fare le foto all'arco, non so, al Colosseo perché ci passo davanti e metterle sul mio canale Instagram. Allora, l'articolo 108 andrebbe letto, ha tutta una serie di precisazioni, di eccezioni in cui tendenzialmente non va a influire sull'attività del privato cittadino che fa foto per divulgazione o per suo piacere o per suo ricordo, o l'attività dello studente che deve fare la tesina, del ricercatore. Cerca di proteggere lo sfruttamento commerciale, cioè quello che si cerca di evitare è che grandi gruppi editoriali o del mondo della pubblicità sfruttino l'immagine dei nostri ovviamente preziosissimi beni culturali per farne, per, come dire, portarli fuori dal contesto, svilirli e fare un'attività commerciale, no? Il dibattito però è Capisco, lì, cioè dov'è il sì. confine? Cioè, Diciamo, lo capisco perché l'amministrazione, che comunque in qualche modo rappresenta noi cittadini,
nella gestione e nella tutela del nostro patrimonio, ha a cura il fatto che non ci siano appunto sfruttamenti economici da parte dei grossi colossi, ma questo secondo me può essere arginato con l'utilizzo delle licenze Creative Commons nel rilascio delle riproduzioni delle immagini di beni culturali. Perché innanzitutto abbiamo cercato di spiegare anche nella parte finale dell'appello, dando quasi una guida sull'utilizzo di questi strumenti, cioè se applicare e quale licenza Creative Commons poter applicare ad una riproduzione fotografica. E dobbiamo essere comunque coscienti che le licenze Creative Commons hanno come oggetto le opere dell'ingegno creative. Quindi le sei licenze, dalla più restrittiva alla più aperta, possono esclusivamente avere come oggetto un'opera fotografica, in questo caso. Se si parla di pubblico dominio e quindi di riproduzioni di opere che non sono più protette perché cadute in pubblico dominio e delle quali si fa una riproduzione non originale, sarà necessario utilizzare gli strumenti legali messi a disposizione diciamo per la condivisione, per la etichettatura del pubblico dominio che Creative Commons Esatto. identifica nella CC0. CC0, Dedication to Public Domain, e nel marchio Public Hai Domain. detto molto bene etichettatura perché, cioè, diciamo, se un bene è in pubblico dominio non ha senso licenziarlo perché io non ho il diritto di mettergli una licenza, quindi devo semplicemente utilizzare uno strumento che chiarisca a tutti che quella roba lì è in pubblico dominio e Perché questo la lo cosa fa più il CC0. importante è che tutti i contenuti digitali possano navigare in rete con le proprie informazioni sul regime dei diritti o non diritti, in questo caso per quanto riguarda il pubblico dominio. Tant'è che la differenza tra CC0 e PDM sta proprio nel fatto che il CC0 è un po' più visto come un waiver, no? Una rinuncia da Rinuncio ai parte del diritti, titolare dei certo. diritti a concedere nel pubblico dominio qualcosa in maniera volontaria, qualcosa che invece è ancora sotto protezione. Il Esatto. PDM invece può essere applicato da chiunque abbia la consapevolezza che quell'opera però sia in pubblico dominio in tutto il mondo, e sappiamo che molte volte questo non Sì, accade. è. Perché essendo il diritto d'autore un diritto territoriale, ognuno ha il proprio computo, diciamo, di termine di protezione, seppur nel rispetto dei principi della Convenzione di Berna, no? Che è una convenzione internazionale che cerca di, in qualche modo, offrire reciprocità nelle protezioni delle opere, appunto, nei vari stranieri, nei vari paesi aderenti. E pertanto è importante, secondo me, qualificare l'oggetto della tutela, capire se si sta parlando dell'opera, cioè dell'opera stessa, quindi del bene culturale, se ancora protetto, se in pubblico dominio, o se si sta parlando della riproduzione digitale dello stesso, che è un altro contenuto rispetto a ciò che è fotografato. Cioè, chiaramente, se trovate in rete un'immagine di un quadro di Raffaello con sotto una licenza Creative Commons, la licenza Creative Commons si applica ai diritti del fotografo e non a Raffaello. Bisogna vedere se il fotografo di diritti ce li ha. Cioè, di questo stiamo discutendo. Cioè, se la riproduzione fatta dal fotografo è una riproduzione in cui il fotografo ha aggiunto quel minimo livello di carattere creativo che gli attribuisce appunto questo diritto, oppure nemmeno quello. Se ricadiamo nel caso del nemmeno quello, non ha nemmeno senso mettersi una licenza Creative Commons. Questo è un po' il concetto. Per esempio, una galleria di fotografie di beni culturali o paesaggistici che possono essere definite opere dell'ingegno sono quelle che partecipano ogni anno al concorso Wikiloss Monument organizzato da Wikimedia. Esatto, sì. E lì c'è una giuria di fotografi che appunto sceglie le fotografie vincitrici e le stesse sono rilasciate giustamente sul sito di Wikipedia come licenza attribuzione condivisa allo stesso modo, che è la licenza Di utilizzata da Wikipedia in Wikimedia. generale, Quindi qui sì. essendoci un'opera dell'ingegno e in questo contesto, cioè di opera,
tutelabile. Il fatto che la licenza condivide allo stesso modo, consenta la riproduzione e la modifica in un'opera derivata anche per fini commerciali, secondo me dovrebbe in qualche modo rassicurare l'amministrazione che chiunque in qualche modo voglia realizzare un contenuto a fini di utilizzo commerciale avrà sempre in qualche modo il vincolo di rilasciare quel contenuto sotto la stessa, licenza, quindi non avrà mai quell'esclusiva privativa domenicale che si può immaginare chi voglia in qualche modo investire dei fondi in un'altra. Io però tutte le volte che mi sono trovato a discutere con titolari di enti, cioè diciamo dirigenti di enti pubblici che hanno questo preziosissimo e importantissimo compito di tutelare il nostro patrimonio culturale, spesso il loro dubbio è, si riassume nella domanda, e se poi qualcuno ci guadagna, no? Cioè il problema dalla loro ottica, secondo me questo è indicativo che probabilmente sono un po' fuori focus, il problema non è tanto il fatto che qualcuno se ne appropri, ma proprio che qualcuno ci guadagni, come se andasse in concorrenza con la loro attività, no? Cioè il dirigente di un grande museo non si deve sentire in qualche modo danneggiato e violato se un'azienda riesce a estrarre valore da un bene culturale che tra l'altro non è nemmeno suo, ma di cui lui è semplicemente custode. Questo è un po' l'aspetto culturale che ci sta dietro. Eppure vedo che c'è resistenza su quel piano lì, cioè la paura che qualcun altro ci guadagni, che quindi in qualche modo venga questo guadagno di un'azienda privata, che magari è una piccola startup che riesce a creare valore, anche a creare lavoro in teoria su questa attività, vada a togliere qualcosa al pubblico, vada a togliere qualcosa al, che è un po' la stessa critica che sento nell'ambito degli open data, no? Il comune che non ti dà, che non ti vuole dare gli orari degli autobus, perché se poi qualcuno ci guadagna, e tu dici ma e se qualcuno ci guadagna che problema sarà? Perché è un po' questo, cioè a voi che cosa cambia? È un retaggio. È un po' vetero no, burocratico. Tipico, un po' sì. Di chi non è riuscito ancora a accettare il cambio del paradigma anche economico che il digitale ha portato, ma ormai da oltre 20 anni. Credo che dicevamo tanti anni fa che in internet, ma non lo dicevo io ovviamente, ma in internet quando le idee sono condivise esse si arricchiscono, e quindi da quell'occasione di lucro che può aver trovato lo stesso comune di un paesino sperduto a lasciar che un'agenzia turistica possa utilizzare l'immagine di quel borgo che nessuno conosce per fare pubblicità e in qualche modo accaparrare nuove visite, nuovo turismo, possa essere in qualche modo escludente la possibilità del comune stesso di avvantaggiarsene o comunque di riutilizzarlo, perché come lo può utilizzare l'agenzia lo può utilizzare il comune, e ci potrebbe essere anzi una fonte di nuovo income. Come se il comune fosse un'azienda in concorrenza con che non ha molto senso. Vabbè, non dovrebbe essere comunque in concorrenza, e soprattutto nella situazione attuale in cui ormai ci troviamo da oltre un anno, abbiamo visto che è necessario anche per gli istituti di tutela dei beni culturali avere un approccio digitale, un approccio aperto al web per poter usufruire di tutte le opportunità che il web può in qualche modo riservare loro. Però devo dire che a livello territoriale ho trovato, anche per la mia lunga collaborazione con Wikimedia su questi aspetti del concorso Wikiloss Monument, dove effettivamente c'è una maggiore sensibilità, una maggiore apertura di vedute rispetto che al fulcro centrale del burocrate, perché forse chi sta più a contatto con il territorio riesce maggiormente ad avere un'apertura e capire le esigenze pratiche. Questo te lo confermo, è vero, però ecco,
tornando quindi poi al nostro tema centrale, cioè, sono passati ormai quasi 2 settimane dal lancio dell'appello, cioè, che feedback hai avuto? Cioè, secondo te sarà l'ennesima bella intenzione che rimane sulla carta, o qualcuno ha recepito e ha detto caspita, forse è davvero il momento di prendere in mano la questione? Allora, è un pochino presto per poterlo dire. Considera che l'appello ha avuto più di un anno di gestazione nella redazione e condivisione del testo con tutti coloro che l'hanno sottoscritto. Dopo la pubblicazione stiamo continuando a ricevere richieste di sottoscrizione anche postuma da parte sia di singoli individui che possono essere professori universitari o anche direttori di vari istituti culturali, ma anche da parte di stesse organizzazioni, associazioni, librerie, biblioteche, riusciamo veramente, gallerie, musei, abbiamo una continua richiesta, quindi la notizia sta continuando a girare e ad avere i suoi effetti. Quello che succederà a livello dei governi ancora non lo abbiamo potuto riscontrare, perché pur monitorando lo stato di avanzamento della ricezione della direttiva nei vari stati europei, nessuno tra gli stati che hanno in qualche modo un processo un po' più avanzato rispetto al nostro e quindi hanno cominciato a pubblicare anche dei recepimenti spacchettati della direttiva, quindi di singoli articoli, ancora non abbiamo nessuna menzione di come sarà adottato l'articolo 14. Ecco, esatto, quindi invece per quanto riguarda il caso italiano, noi in Italia abbiamo seguito tutto quanto il procedimento di formazione della legge di delegazione europea, che è la 1721 del 2019, o all'articolo 9 prevede il recepimento della direttiva in commento, la 790 del 2019, che contiene appunto questo articolo 14 che tutela il pubblico dominio. Per la prima volta in Europa si parla esplicitamente di pubblico dominio, un istituto che non è stato definito da nessuna delle leggi sul diritto d'autore, ma che in qualche modo si percepiva a contrario, cioè ciò che non è più protetto è il pubblico dominio. Ora cominciamo a dare maggiore attenzione a questa cosa. Non l'avevo mai notata, effettivamente. In Italia quindi c'è stato durante lo scorso lockdown, il primo, un'intensa attività di concertazione e anche di presentazione di varie audizioni dinanzi al Senato, che avevano portato ad una mole quasi di 40 emendamenti sulla DDL, che però poi sono stati non ammessi, alcuni di essi sono stati convertiti in ordine del giorno e poi è passata all'approvazione della Camera, che, come dicevi tu giustamente prima, è proprio recente l'approvazione definitiva, è quella di ieri, che però abbiamo potuto riscontrare che nell'ambito di un'altra normativa sempre contenuta nella DDL, ma che non riguarda esattamente l'articolo 9, ma un altro articolo che prevede altre materie, no? di dovuta ricezione da parte dell'ordinamento giuridico italiano, c'è stato un emendamento e quindi la legge passerà di nuovo all'approvazione della Camera, quindi non sappiamo che termini ci sono, ma sappiamo comunque che il testo che bene o male era stato proposto e che non includeva alcun riferimento e alcuna indicazione di sistema, di regola, cornice per l'implementazione dell'articolo 14, passerà così com'è. E quindi questo, insomma. E quindi abbiamo il timore in qualche modo che venga preso un pochino sotto gamba questo articolo, ma abbiamo dato anche molta attenzione a tutta una serie di articoli della direttiva che non sono mai stati trattati o comunque oggetto di notizia da parte della stampa, anche se questa direttiva in effetti è stata quella che ha avuto più clamore dal punto di vista mediatico, ma soprattutto per ciò che riguarda il diritto connesso degli editori
editori delle testate, diciamo, giornalistiche, che, per l'utilizzo online delle stesse, per i contenuti invece condivisi dai social. E invece la direttiva contiene tutta una serie, questa volta, di eccezioni obbligatorie a cui potranno far ricorso gli istituti. Le biblioteche, i musei, sì, ho visto. Infatti quella è la parte, è la parte che a me intriga di più. Effettivamente, come dici, gli eventi... Allora, giusto per dare un recap storico, cioè la direttiva risale al 2019, quindi è stata approvata nell'aprile del 2019, se ricordo bene, e come tutte le direttive lascia poi tempo, circa un paio d'anni, agli stati membri per il cosiddetto recepimento, cioè creare delle normative nazionali che importano nell'ordinamento locale i principi dati della direttiva. Noi italiani notoriamente siamo sempre quelli che arrivano al pelo dell'ultima scadenza. La scadenza è giugno. Arriveremo giusto al pelo, oppure addirittura vai oltre il limite rischiando l'infrazione. Poi a volte ce la lasciano passare, a volte no, però ecco, questa direttiva era davvero una ottima occasione per cominciare a trattare il diritto d'autore con un approccio più aperto e non con un'ottica, con un certo occhio di riguardo anche verso gli utilizzatori. E invece, anche come hai detto tu, anche dal punto di vista proprio mediatico, si è sempre dato più peso all'aspetto dei nuovi diritti creati, no? Delle nuove esclusive che possono andare a tutelare gli interessi di case editrici, oppure quella lotta tra il mondo delle case editrici e i service provider per capire chi è il cattivo della situazione. È responsabile. Sì. Vabbè, quindi adesso non apriamo tutti. Io come avvocato, come giurista di diritto d'autore, lavorando anche molto a contatto con il mondo musicale, l'articolo 17, al di là di alcune annotazioni che magari potremmo ritornarci in un altro momento perché è un po' off topic, sulla descrizione dell'articolo stesso, anche soltanto della traduzione fatta del testo originale in inglese nella lingua italiana, soprattutto per quello che riguarda quella locuzione di best effort. Sì, massimo sforzo, che, sì, me lo ricordo. Però io riconosco che effettivamente nel campo musicale ciò che è stato trasformato dal mondo dello streaming e da quello che era invece prima, il mondo della distribuzione di supporti o anche del semplice download, ha azzerato totalmente i compensi ricevuti dai titolari dei diritti, quasi ad annientarli totalmente. Quindi un ribilanciamento dal punto di vista di Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify, che utilizzano in qualche modo le opere dell'ingegno senza avere una chiarezza sui criteri di ripartizione, perché io lavoro sui rendiconti, so che cosa vuol dire fare un rendiconto per un'opera dell'ingegno e invece ricevendo una somma 0,0011, che forse adesso otterrà un aumento del 30-40% grazie alle negoziazioni che stanno avvenendo, mi sconcertava il fatto di non poter in qualche modo valutare il valore che veniva attribuito a quell'opera, alle utilizzazioni. Quindi io capisco la necessità di un riadeguamento, capisco che le eccezioni rappresentano quella parte, anche se toccano argomenti diversi, rappresentano quella parte di, anche se nell'articolo 17 delle eccezioni sono comunque previste per critica, per altre tipologie, no? di libera utilizzazione. Parodia e quelle altre nomenclature che sono indicate, però è giusto anche secondo me dare un peso e un inquadramento bilanciato a quelle che sono tutte le eccezioni per la conservazione, per le attività didattiche online,
per il text e data mining, e per le opere fuori commercio, anche quella è tutta un'altra tematica che consentirà in qualche modo di rimettere, no, in circolazione da parte degli istituti culturali opere che, non avendo la possibilità di ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti, possono, attraverso quel procedimento di gestione di licenza collettiva estesa o addirittura di eccezione in caso di mancanza di un organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo di quei diritti, possano quindi essere rimessi in circolazione. Però mi è sembrato che tutta la parte delle eccezioni non avesse quella considerazione, quel dibattito al quale invece secondo me era giusto riservare. E quindi tutta l'attività delle audizioni è stata in qualche modo volta a questo. Continueremo ovviamente il nostro percorso. Anche perché poi manca il pezzo, cioè nel senso la legge delega poi porta a un... No, al decreto, perché c'è poi uno step. Questa è la legge che dà al governo il potere di poi fare la norma vera e propria, che è quella che poi va a cambiare, sì, andrà a cambiare davvero gli articoli della nostra legge sul diritto d'autore, che sarà un decreto legislativo, quello quindi arriverà ancora dopo, quindi sì. Mi temo che ti dovrò intervistare ancora, sì, tra qualche mese. L'ultima cosa che volevo, sì, dire, ricollegandoci forse a una delle prime domande che mi hai fatto, è che la pubblicazione di questo appello, che è avvenuta il 15 marzo, per noi rappresenta un inizio e non la fine del procedimento, nel senso che dall'appello stiamo continuando a lavorare su questo terreno, perché, sempre per rimanere nell'ambito dell'articolo 14, riteniamo, a nostro avviso modestissimo, che una trasposizione si testo tradotto dell'articolo 14 nel nostro ordinamento giuridico non porti all'efficacia richiesta dalla norma, che la norma si propone, perché se non viene specificato che vengono in qualche modo eliminati i diritti connessi sulle semplici fotografie, andando a incidere sull'articolo 87 della nostra legge sul diritto d'autore, e a maggior ragione non si vada in qualche modo a limitare anche la norma del 108, che non prevede appunto la possibilità per fini commerciali di riprodurre fotografie semplici e quindi non creative di opere in pubblico dominio, l'articolo 14 rimarrà una lettera morta, come è, okay, un po' l'articolo 71 bis, non so se te lo ricordi. Non ricordo bene, il 71 bis, cioè, oddio, sì, che poi lettera tanto, morta, nel senso, 70,1 bis, cioè, 70,1 bis. È quel, giusto per chiudere, quel comma che insomma dà un po' di libertà di utilizzo delle immagini se sono degradate o a bassa risoluzione, e tutti all'epoca nel 2007 immagini un po' musica, sì, fecero, sì, fecero immagini e musiche, giusto, immagini e musiche, non opere musicali, quindi anche lì tutto un bel, e tutti si chiesero cosa caspita volesse dire degradate, e c'era anche proprio delle iniziative un po' ironiche, e tutti dicevano no, ma tranquilli, uscirà un decreto perché la norma lo prevedeva, un decreto che vi spiegherà meglio che cosa si intende e quali saranno i confini di questo utilizzo. Era il 2007, oggi marzo, fine marzo del 2021, il decreto non si è ancora visto, però direi di non aprire questo vaso di Pandora, stiamo parlando già da più di 50 minuti. Niente, sei stata bravissima, scusami, se hai qualcosa da aggiungere come ultimo saluto. No, direi che abbiamo già detto tante cose. Siamo comunque a disposizione, ovviamente, cioè queste chiacchierate si fanno anche a scopo divulgativo, ma anche per, come dire, innescare riflessioni, magari ulteriori approfondimenti da parte dei media, che magari finalmente dedicheranno un po' di attenzione, della dovuta attenzione e serietà a questi temi, che possono essere percepiti come tecnici, ma oggi abbiamo cercato di renderli il più comprensibili possibile anche ad un pubblico diciamo più generalista e non di giuristi. Spero che sia arrivato il messaggio. Grazie Deborah, grazie a tutti voi che avete seguito, e al prossimo approfondimento. Ciao a tutti. Grazie, ciao a tutti.